Ah, allora vediamo questo nuovo annuario. Ah, mi sono arrivati gli annuari, però i ragazzi non ci sono. Vabbè, allora questo qua. Ah, sì, guardalo. Beh, sti qua veramente sono un po' furbetti, guarda che facce. Vabbè, dai. Allora, finiamo di preparare sta bo. Ehi, ma siete già qui, ragazzi? Che bello! Ciao, non vi aspettavo così presto. Allora, sto preparando una buonanotte un po' seria oggi. Molto filosofica, infatti sto studiando tutto il materiale qui, però adesso devo capire ancora come dire queste cose. Vediamo se mi viene qualche idea o se arriva qualcuno a. Queste parti. Sono venuto a trovarti perché io sono stufo, stufo di questa quarantena. Hai un metodo di scambio, per favore? Scusi. Sono stufo e sono venuto a farti una grande proposta. Sentiamo la sua proposta. È il momento di fare cose nuove! Cose che hai fatto, a che cosa sono servite? Sono servite a non annoiarmi più. Ma non mi torna una cosa: la sfida di questo tempo, di questi giorni in cammino verso la Pasqua, non è tanto l'importanza di fare cose nuove, ma come diceva il Signore, di fare nuove tutte le cose. Fare nuove tutte le cose, ma cosa significa davvero? Proviamo a chiederlo a Gesù stesso che ci aiuti a fare le cose di ogni giorno, le cose, la FAD, la scuola, gli amici, la famiglia, i passatempi che abbiamo, l'essere chiusi in casa, va bene, con impegno e mettendoci il cuore. Ah, e sicuramente in questo modo non ci annoieremo. Esatto. Ah, non è un metodo che. Buonanotte! Buonanotte.